E così già sono eliminato, sono bianche, non più eliminare così. Questo è lo strappuzzino. Non sembra che sono due partite. Devo andare in fondo. L'orologio mi ha portato di qua, sì. Come avevo detto. Ok, grazie. Spinnese, l'agricoltura. Più da braverso col tango dal pubblico. Torno indietro più dritto possibile, linea. No, il tango dalla parte dei. Devo fare il. Scaldate il ginocchio. I ribi. Tu fai. Come si chiamano i? Dietro le quinte. Se poi il ballo una volta e parti, dove va a prendersi per l'altro? Bell'unghia. Eccola, no. C'è bel fiore. In esibizione una coppia che è campione italiana di show dance. È una coppia combi, una persona non vedente e una persona non udotata. La coppia è formata dalla signora Daniela Bellucci e da Alberto Angelini. E noi crediamo molto nella possibilità della danza di essere d'aiuto per gli diabeti paralimpici, per lo sviluppo sempre di più e ai più alti livelli. Abbiamo avuto recentemente un convegno dove hanno partecipato 150 tecnici, era il primo di una serie che faremo ogni anno per espandere l'interesse per la danza sportiva da parte di maestri tecnici affinché queste specialità possano crescere e affermarsi anche a livello internazionale, dove al momento viene riconosciuta soltanto la danza in carrozzina, ma dove noi cercheremo di portare ben presto anche la danza per non vedenti e per i DIR, che ci hanno dato già dimostrazione di essere capaci di raggiungere dei livelli tecnici molto elevati. Non mi resta altro che lasciare posto ai nostri ballerini che vi dimostreranno qual è la bellezza del gesto tecnico e qual è il coinvolgimento della nostra disciplina. Grazie.
bellissima esibizione, che hanno dimostrato veramente come non esistano barriere, come non esistano barriere. Io lascerei subito la parola a Gianluca Lombardi e farei ancora un altro applauso veramente ai nostri bambini bravissimi. Lascerei subito la parola a Gianluca Lombardi. Fa qualcos'altro. Allora uno ricostruisce la storia. Che facevi prima della crisi? Avevo frequentato una scuola calcio, giocavo. Io dico sempre una battuta che molti giocatori di Serie A, oppure di quelli che si sono succeduti, si potrebbero... potremmo fare una nazionale da, scusate, da Maradona, a tanti campioni che non facevano neanche per il segreto professionale. Quindi sono persone che poi recuperano se hanno disponibilità economica, se hanno dei servizi agevolati, ma molti non recuperano. Questa frase regolare io ci tengo molto perché effettivamente andiamo avanti, perché diventiamo anche noi persone, insomma, non è che c'è bisogno di poi sottolinearlo più tanto. Quindi abbiamo messo insieme. Un applauso, incoraggiamento, perché qua è stupendo.